Allè, Luca, dai. Quando scaliamo determinate vie, in determinati luoghi, l'arrampicata non è soltanto un gesto atletico, ma diventa il mezzo attraverso il quale rendere omaggio ad una storia e all'intuizione di chi, anni fa, in quella sequenza di appigli, vide una linea da salire. Allora, dove ci sono i pini c'è il rifugio e la falesia sta lì davanti, quindi la via è lì. In un'epoca come quella di oggi, in cui tutto scorre veloce e in cui la ricerca di conquiste facili ed immediate fa da padrona, la salita di una via rischia di ridursi ad una semplice prestazione sportiva, svuotata di qualsivoglia altro significato. E allora diventa fondamentale fermarsi, guardare indietro per ricordare da dove veniamo, guardare al passato non per superarlo, ma per trarne ispirazione. Allora, ecco, dovrebbe essere quelle di due. Dovrebbe essere quella. Ah, lì sono due spit. Due spit, sì, tutta sporca, in mezzo all'insalata, ma lì, sì, quello spit lì. Ah, ok, 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 wow. Vedo, allora, il terzo. Ma poi si ricongiunge su, insieme. Ah, eccolo lì. La storia di oggi racconta di una vera e propria leggenda. Una via che ha rischiato di essere dimenticata, fuori dalla storia dell'arrampicata sportiva. Soltanto dopo 20 anni dalla prima libera questa linea è stata nuovamente ripetuta per essere ribattezzata come il primo 8C della Toscana. Siamo in un luogo storico per l'arrampicata toscana, perché questa è la falesia del Procinto. E il Procinto è una montagna simbolica per la Puane, che diciamo, ha una storia letteraria antichissima, ma dal punto di vista arrampicatorio la ferrata è dell'Ottocento. E poi praticamente dagli anni 20 in poi i fratelli Ceragioli hanno cominciato a scalarlo. E ogni generazione ligure e toscana ha lasciato un'impronta. Quando Roberto prese in gestione il rifugio e chiodò questi itinerari, per un breve periodo insomma, il focus arrampicatorio si spostò da Camaiore a qua. Mi sono calato su questo tratto di Parete Vergine e ho visto che c'erano degli appigli molto piccoli e taglienti, e mi sembrava che, insomma, in base alla mia esperienza di attrezzatore e di arrampicatore, si potesse salire, ci potesse uscire una linea, insomma, interessante, sicuramente di grado elevato. In quel periodo ero molto in forma e provai tutti i tiri, un 8A, un 8B, e Roby poi mi disse: guarda, c'è quel tiro lì che non so quant'è, accanto a Piripin, l'ho quasi fatto io, però è ancora da liberare, se ti va di provarlo. E finché io mi misi a provarlo, e era il mio genere, quindi una scalata di dita e di piedi. Il grado non sappi dire che è un grado. Lì per lì disse sicuramente è più di 8B, però che cosa esattamente non avrei saputo dire. Lo sparo lì all'inizio con quel biditino mono è per ora il passo più duro, poi comunque qua c'è tutto di equilibrio col piede, cioè se sbagli di un centimetro il piede o il baricentro non ci stai proprio dentro, cioè anche queste presine qui sono piccoline, cioè se ti metti col culo la parte giusta poi le senti, se no no. Cristiano a quel tempo era sicuramente uno dei più forti d'Italia, bah, anche ora non è che è messo male, però in placca era veramente una cosa incredibile quanto lui, che tenuta aveva in quegli anni lì. E quindi ero intimorito da questa cosa, perché sapendo come ha specializzato lui sulle dita, insomma, avevo un po' di timore su questa via. Praticamente da qui fai una notte e vai
laggiù in alto a destra un'attacca. E poi molto bello, boom, ti apri di spalla questa crosta. E anche per quanto riguarda il grado, infatti, mi chiesi come mai era andato 8B questa via. Poi parlando con Cristiano, venne a sapere che in realtà il grado non l'aveva dato lui, ma parlando col Vigio, cioè con Roberto Viciani, che è una leggenda dell'arrampicata toscana e non solo, che era il chiodatore della via, lui era andato vicino a farla, non l'aveva fatta, e disse che su per giù secondo lui poteva essere 8B. Quindi nel 2017, quando l'ho fatto, ho proposto il grado di 8C. E questo è molto, storicamente, è stata una cosa importante, perché fosse stato in futuro poi confermato 8C, sarebbe stato il primo 8C toscano. Quindi proprio a livello storico ha un'importanza questa rivalutazione. Non si trova niente? Sulla via assolutamente niente, però guarda, c'è addirittura una citazione di Ludovico Ariosto sul procinto: lo scoglio per sospetto fa soggiorno, non ci capisco niente, però addirittura Ariosto, pensate, praticamente. Allora, questo è lo schema, qui si vede sinistro, ma questo è probabilmente rovescio riposo, ok. Poi, perfetto. Oh, viene anche Cristiano, Mi ha mandato un messaggio, ha detto che probabilmente tra oggi e domani non sa bene, però che riesce a passare, che ci fa sapere. Quindi, dai, bomba, gli dico, ci proviamo lì. Vai, perfetto. La poesia, cioè, nell'Orlando Furioso. Qui, questo rifugio qui è storico perché ci sono venuti generazioni di arrampicatori per scalare sul procinto. E Roberto, come sempre fa, ha valorizzato il posto in modo incredibile, perché ha chiodato tutti gli itinerari più belli. L'altro passo, che è al 1, 2, 3, al quarto, dove c'è quella crosta, no? Sì, non so se sì, ti ricordi, sì, che ti devi aprire. Mi ricordo che c'era una moschettonata. C'è ancora un legame fra le generazioni, e già il fatto che tu mi abbia chiesto due consigli su come fare il tiro, così, io non mi ricordo nulla, però mi fa un piacere immenso, mi fa veramente un piacere immenso, e mi ricollega a tanti giovani che poi non conosco e che, cioè, alla fine la passione è la stessa. Eh sì. Ora ti tocca. Sì. Ciao. Mi fanno già male le dita, guarda. Ecco, al sole. Certe vie sono già belle così. I colori della roccia, le linee, i movimenti. Se poi aggiungi anche una storia, allora tutto acquisisce ancora più valore. Con Terribile è stato proprio così. La più bella delle scuse per raccontare di una vera e propria leggenda. Questa è la storia di Terribile. Bravo, bravo. Grazie, Chris. Guarda, non avevo dubbi, ma che tu la chiudessi così in pochi tentativi, piacere, in questo modo. Qua proprio, top, proprio contento. Grande. Proprio contento, sei stato bravissimo, te la sei mangiato. Grazie, complimenti a te, però. 20 anni,
vent'anni fa. Se è vero che ci sono alcune vie che oltre al nome e al grado nascondono un'anima, Terribile è senz'altro una di quelle. Una parete che custodisce nei suoi minuscoli appigli una storia lunga più di vent'anni, una storia che parla di posti inesplorati, di prime conquiste, di amicizia, di gradi troppo alti che non si possono nemmeno pronunciare, di un passato che però è vicino e da cui altanto ancora possiamo imparare. Una storia che Terribile regalerà soltanto a chi, salendo a passo di danza, sarà in grado di ascoltare, oltre la catena, oltre al grado, la storia dell'arrampicata toscana.